Nel video di oggi ti parlo di Brave, si tratta di un motore di ricerca che per prima cosa tutela la tua privacy e oltre a questo ti permette di guadagnare qualcosina. Per prima cosa accedi al sito brave.com ed effettui il download, niente di particolare come per qualsiasi altra app. Quello che ti posso dire è che c'è disponibile anche per Android e per iOS, come puoi vedere. È anche disponibile per queste altre piattaforme, vedi, è disponibile sia su Google Play che su App Store. Installazione effettuata, la schermata che hai davanti è questa. Allora, partiamo dal menu, questo qui in alto a sinistra. La prima voce ti indica quanti banner sono stati bloccati. Il secondo ti indica quanta banda hai risparmiato, quindi se hai un contratto a consumo. Questo è già il primo beneficio che ottieni, e oltre a questo il tempo risparmiato, che secondo me è quello più vantaggioso. In breve, tipo un esempio, quando anche visualizzi un video, mettiamo su YouTube, spesso e volentieri compare la pubblicità della durata, che può variare a seconda del tipo di ads, e logicamente per vedere il resto del video è necessario che passi quella pubblicità. Ecco che con Brave questo non avviene, te vedi i video senza la pubblicità e quindi questo è il tempo che vai a risparmiare. Bene, nel menu, quello di destra, ti viene mostrato quanto hai ricevuto in BAT, che sarebbe la criptovaluta di Brave, e oltre a questo ti permette di collegarti tramite degli exchange, come puoi vedere c'è Binance, Gemini e Crypto.com. Comunque sia sono gli exchange quelli più tra quelli più grandi. Bene, vediamo questa criptovaluta che si chiama BAT. Quindi andiamo a vedere che il valore è circa di 75 centesimi di dollaro. Nel corso del tempo, come puoi vedere, il valore è aumentato e non di poco, ha avuto un picco, è arrivato intorno a $1,50. Quindi quello che ti voglio dire, sì, le ricompense sono piccole, ma comunque ti rilasciano questo token che con l'andare del tempo aumenta di valore. Quindi ti dico, è necessario avere per forza di cose un wallet, un portafoglio virtuale, oppure anche avere un exchange dove poter caricare questa criptovaluta. Come ti ho detto, la pubblicità su Brave è veramente poco invasiva. Si tratta di una semplice notifica che ricevi in basso sulla destra, che facilmente si può chiudere facilmente con un clic, nulla veramente di invasivo. Addirittura la puoi anche andare a spengere del tutto, in questo modo non ricevi neanche queste notifiche. In breve, queste notifiche ti permettono, come ho detto, di guadagnare un tot di questo BAT, e in breve questo BAT viene a un controvalore in USD, penso sia per USDT comunque. Che sarebbe un'altra criptovaluta definita anche stablecoin, cioè che mantiene il prezzo nel corso del tempo. Se stai trovando interessante il video, ti invito a iscriverti al canale e a mettere mi piace. Un dubbio lecito che può avvenire a chiunque è dire: sì, bene, io non vedo più la pubblicità che tra virgolette per me è invasiva e mi traccia in modo da propormi quello che è di mio interesse, però comunque sia, facendo in questo modo. I contenuti, chi crea il contenuto non riceve nessun guadagno. Beh, questo grazie a Brave no, perché volendo è possibile attivare l'autocontributo che ogni tot rilascia qualcosa al sito che al sito vale anche per YouTube o altre piattaforme che visiti. Addirittura ti permette di fare il contributo mensile o la donazione. Ora c'è da dire, è vero che comunque sia chi crea il contenuto, che sia un blog, che sia uno youtuber, è necessario
abiliti la ricompensa, a poter ricevere la ricompensa su Brave. Quindi cos'è che è necessario fare? Quello che devi fare è semplicemente andare a questo seguente di indirizzo: Creators Brave. Da qui effetti un login, aggiungi il tuo sito, ti viene rilasciato un codice di monitoraggio da andare a installare. E dopodiché, come puoi vedere, anche su Twitch, giusto, mi sto dimenticando, quindi una volta che hai collegato il tuo canale, chi ti visita tramite il browser Brave può fare una donazione o un contributo. Quindi in questo modo, nonostante questo utente non visualizza la pubblicità, ugualmente ti può, a differenza che la pubblicità è obbligatoria, come ti ho fatto presente, se questo mette autocontributo spento non farà nessuna donazione. Quindi se vuoi sostenere un canale o comunque un sito, è sempre bene abilitare il contributo mensile, specialmente se è una fonte dove trai molte informazioni utili. Altro aspetto interessante di Brave è il seguente: come avevo detto, ti permette di avere una navigazione anonima, e come browser di navigazione ti consiglio di utilizzare DuckDuckGo, che comunque sia anche quello a livello di privacy è molto più stringente rispetto a Google Chrome o altri browser. Quindi quello che è possibile fare di veramente interessante è andare su nuova finestra privata, e da qui niente di particolare, semplicemente non ti salva la cronologia, oppure nuova finestra privata con Tor. Tor Browser è un browser di navigazione che ti permette di visitare il dark web, cioè dove ci sono i siti con estensione .onion. In breve, perché permette questo? C'è da dire che entrambi, sia Brave Browser che Tor, derivano da Firefox come browser di navigazione, quindi sono un'evoluzione, diciamo. Quindi niente di particolare, questa è la finestra privata e questa è la finestra con Tor Browser. Quindi in questo modo navighi con Tor, come ti dicevo, DuckDuckGo per la ricerca in modo più anonimo. Quindi direi che più o meno a livello di funzionalità sono tutte. Poi, come ho detto, puoi collegarci il tuo wallet al browser per poterci caricare direttamente queste, la crypto BAT. Bene, con questo è tutto. Ci sono molte cose da dire su questo browser di navigazione, ma quelle principali spero di essere riuscita a sintetizzarle nel meglio che posso. Se hai trovato il video utile, ti invito a mettere un mi piace e iscriverti al canale. Ciao e alla prossima!